tempo è volato da quando mi sono unito a te a Nuova Tristram. Guardaci ora. Chi l'avrebbe mai detto che saremmo arrivati qui? E adesso, ogni ora che passa siamo più vicini alla nostra meta. Ma abbiamo possibilità di vittoria? L'ago della bilancia potrebbe sempre pendere dalla nostra parte. Sto perdendo il controllo! La pietra delle anime sembra essersi stabilizzata. Sei riuscita a placare la rabbia dei demoni? Sì, ma per quanto ancora? Abbiamo poco tempo. Dobbiamo attaccare direttamente Asmodan. Attacchiamo dunque. Senti la rocca tremare? Sono le armi d'assedio di Asmodan. Salvare le mura non sarà servito a nulla, se saranno ridotte in macerie. Certo. Le difenderò io. Tu sei un grande guerriero. No. Seguo solo un buon comandante. Faccio quello che posso. Imperius stesso si sarebbe trovato in difficoltà a difendere queste mura per tutto il tempo in cui ci sono riusciti questi soldati. Questo mondo è in debito con loro. Imperius? Non lo conosco. Imperius è l'arcangelo del valore. È lui che comanda le legioni del Paradiso Celeste. Come ebbe inizio l'eterno conflitto? Sin da tempi immemori, le forze del Paradiso e dell'Inferno hanno combattuto per il controllo della sacra pietra del mondo, finché un giorno essa non fu rubata dai ribelli, che la usarono per creare il vostro mondo. Da allora, le forze infernali si sono mostrate più interessate a corrompere l'umanità che ad affrontare gli angeli sul campo di battaglia. Ci consideravano una nuova arma. Sapevano che l'umanità sarebbe stata decisiva nel definire la vittoria di una delle fazioni. E infatti, lo siete stati. Come fu creato il nostro mondo? Per sfuggire all'eterno conflitto, un gruppo di angeli e demoni ribelli si allearono e crearono un paradiso nascosto. Questo luogo fu chiamato Sanctuarium. Col tempo si mescolarono tra loro e diedero vita all'umanità. Ecco perché in voi coesistono il bene e il male, e i poteri di entrambi i regni. La potenza dei vostri antenati Nephilim apparve talmente terrificante ai loro genitori da spingere questi ultimi a mettere a punto la pietra del mondo per indebolirli. Con la loro creazione, sapevano di aver dato vita a qualcosa di inimmaginabile. La fortezza è al sicuro. La nostra lotta continua sul campo di battaglia, dove le macchine da guerra di Asmodan seminano morte fra i nostri soldati. Grazie agli dèi sei qui! Devi distruggere quelle baliste! Ci stanno facendo piovere addosso l'inferno! Non possiamo resistere ancora per molto! Non siamo riusciti a resistere! Ce n'erano troppi! Gli uomini stanno perdendo ogni speranza. I demoni sembrano non finire mai. Attaccano a qualsiasi ora, di giorno e di notte. E per quante perdite possiamo infliggere loro, non rallentano l'avanzata. Abbiamo bisogno di rinforzi. Abbiamo bisogno di aiuto. L'essenza è troppo scarsa. Servono le armi d'assedio per ucciderti.
ti trovi nel cuore dell'armata dell'inferno, ne resterai schiacciato. Stai sprecando fiato, demone. Non sono riuscito a starmene da parte mentre tu lottavi contro Asmodan. Troppo tempo è trascorso dall'ultima volta che ho provato il brivido della battaglia. La distruzione delle mie armi d'assedio non farà alcuna differenza. La bocca dell'inferno vomita in continuazione forze fresche. Questa vostra patetica rocca sarà presto spazzata via dalla faccia della terra. Parole audaci, Asmodan. Ma ormai sono le uniche cose con cui puoi sperare di colpirci. Avanti, amico mio. Ora ricacceremo l'armata di Asmodan dritta in quel maledetto cratere. Insieme possiamo sconfiggerli. Eldruin distruggerà il sigillo demoniaco a protezione di questo portale. Notizie urgenti. Lea ha avuto un'altra visione. Una visione di torri demoniache e contorte e di enormi cuori pulsanti al loro interno. Li conosco. Sono i cuori immondi. Asmodan deve averli estratti dalle profondità del suo regno per potenziare le proprie legioni. Non per molto. Sono vicino ad Asmodan e percepisco la sua disperazione. Le vili trappole che sostengono la sua armata non basteranno a proteggerlo da me. Hai ucciso uno dei miei balò? Signora della lussuria, ho bisogno dei tuoi variegati servigi. Trascinati fuori dalla carnale alcova negli inferi fiammeggianti in cui lascivamente ti trovi e porta con te le tue figlie. Fai attenzione. Il nostro nemico si è dimostrato astuto e forte, ma i mortali sono sempre stati una facile preda per te, no? Nephilim, la tua razza bastarda rappresenta il più grande peccato di tutto il creato, ma la tua ora... Queste povere cose vivono tra tormenti eterni. Tu sei un uomo straordinario, vero? Oh, vedo che hai già incontrato le mie figliole. Ti stai godendo la loro compagnia. Con tutte le pene e le sofferenze che stai sopportando, starai morendo dalla voglia di incontrarmi. Le catene lacerano loro le carni. Ascolta le loro urla. Che musica sublime. Oh, mi sembri ben sono, Side. Come sei tonificante. Gioca con le mie figliole,
Non desidero esaurirti. Le vostre urla. Sento il sangue defluire dal cuore immondo. Oh, la pagherai per questo. Sei così vicino, così vicino. Credi di sapere cosa sia il dolore, Nephilim? Cosa sia il tormento? Presto la mia concubina ti insegnerà il loro vero significato. Spero che tu non sia troppo coinvolto. Sei così vicina adesso che sento quasi il tuo fiato sulla mia pelle. L'attesa è deliziosa. Oh, sì, non vedo l'ora. Ah, dunque la metti su questo piano? Questo... No! Sono sovraccarico. Nephilim, quando la pietra delle anime farà parte della mia carne, i sette diverranno una cosa sola in me. Sarò la somma di tutti i mali, il primo maligno. Ce l'abbiamo fatta. Presto, Lea, imprigiona l'essenza di Asmodan nella pietra delle anime. È fatta. Non avevo mai neanche osato sognare che tutto il male restasse imprigionato in quella pietra. Una volta distrutta, l'eterno conflitto sarà finalmente concluso. Distruggere la pietra non è semplice. Vi sono dei rituali da tenere in considerazione. Dobbiamo tornare alla rocca per i preparativi finali. Come ti senti? Nervoso? Ormai dovresti conoscermi meglio di così. Tu come stai, Edric? Avverto un senso di tranquillità. So che puoi farcela. Non temere. Il mio equipaggiamento non ti deluderà. Asmodan è morto! E noi siamo qui vivi a testimoniarlo. Non è incredibile? Una vittoria incredibile! Lo sapevo che Asmodan non avrebbe avuto alcuna possibilità contro di te. Dove sono Adria, Lea e Tyrell? Sono tutti nell'armeria, senza dubbio a festeggiare. Dovresti unirti a loro.